Prima conferenza stampa congiunta per i due partiti dell'opposizione liberale in Russia che faranno fronte comune alle prossime elezioni regionali. L'attivista Alexei Navalny, una delle figure più note nella galassia anti-Putin, ha annunciato che i candidati saranno scelti attraverso le primarie nelle tre regioni di Novosibirsk, Kaluga e Kostroma. Sappiamo che dovremo affrontare una forza di reazione molto dura perché abbiamo reali possibilità di vincere queste elezioni, ha detto Navalny. Sarà di vitale importanza superare gli ostacoli se vogliamo che questa coalizione, per la prima volta in 13 anni, riesca a dotarsi di una rappresentanza politica. L'attivista ha quindi ricordato l'oppositore Boris Nemtsov, ucciso in un agguato pochi mesi fa. Se non fosse stato assassinato, ha detto, oggi sarebbe con noi. La morte di Nemtsov in circostanze misteriose ha suscitato un risveglio dell'opposizione liberale che in Russia è sempre stata divisa. Un successo alle regionali rappresenterebbe un trampolino in vista delle legislative del 2016.